Partirà il 14 ottobre la fase di studio necessaria ai futuri lavori di messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso, opere che imporranno tenere aperta una sola canna del traforo a senso unico alternato, con un semaforo che sarà verde per 5 minuti ogni mezz'ora. La fase di studio durerà circa 2 mesi, con il traforo che potrebbe riaprire solo per le festività natalizie, per poi, allo stato attuale, suonare il De Profundis almeno fino al 2027 per trasporti ed economia di diverse province, soprattutto quella teramana. Questa è una situazione che deve assolutamente portarci a valutare altre soluzioni, altre situazioni, se si può reggere l'aspetto dei 45 giorni, anzi che dovrà essere utilizzato anche come monitoraggio e verifica di quella che è la condizione che si determina da queste chiusure, non si può pensare di interrompere il traffico, di ridurlo in modo così netto per un periodo così lungo. Ecco perché chiediamo, abbiamo chiesto già un tavolo istituzionale che coinvolga tutti i soggetti interessati, tutti gli attori istituzionali, le prefetture, i sindaci delle città capoluogo. Io ho già parlato con il sindaco Biondi, i commissari e poi Autostrada dei Parchi. È necessario ipotizzare da parte dei tecnici e proporre delle soluzioni alternative. Penso in particolare ad un contingentamento del numero dei mezzi comunque contemporaneamente presenti all'interno del traforo come elemento di riduzione del rischio, la determinazione di un cronoprogramma che preveda un potenziamento dei lavori notturni o altre soluzioni di carattere tecnico che ovviamente non portino a determinare veramente scelte che possono mettere in ginocchio il nostro territorio. Noi non ci stiamo, la Regione Abruzzo deve fare da coordinamento e deve guidare tutti i soggetti istituzionali per raggiungere questo obiettivo. Non regge per D'Alberto la soluzione dell'A25 per andare a Roma, visto il gran numero di cantieri lungo la 14. Non mi sembra un'alternativa credibile e sostenibile per le ragioni che conosciamo e che lei ha poc'anzi espresso, soprattutto riguardo alla provincia teramana, che rischia, ribadisco ancora una volta, di essere quella maggiormente penalizzata da questa scelta.